Ciao ragazzi, oggi vi ho parlato e vi voglio parlare del bicarbonato e di come lo utilizzo io. Mi sono fatta una lista di 10 utilizzi del bicarbonato, appunto, e quindi inizio subito. Vi devo dire che da quando sono andata a vivere da sola ho iniziato a capire che la casa si deve pulire e non si pulisce da sola. Quindi ho iniziato, insomma, a cercare dei metodi un po' più naturali e ho scoperto che il bicarbonato è davvero fantastico, ha 1000 utilizzi. Quando lo leggevo dei 1000 utilizzi del bicarbonato non ci credevo, però è davvero un portento. Allora, io, come vi dicevo, ho stilato un po' di idee di come lo utilizzo io. In testa ho messo lavarsi i denti, insomma, l'ho messi a casaccio, quindi nessuno è più importante dell'altro. Lavarsi i denti, sicuramente in tantissimi lo saprete, il bicarbonato aiuta a far diventare i denti un po' più bianchi. Non aspettatevi il bianco che si vede nelle pubblicità, perché quello non è un bianco naturale, ma è un bianco appunto che si ottiene dal dentista facendo uno sbiancamento con dei prodotti chimici. Il bianco naturale dei denti è un altro tipo di bianco, più giallino, però è sempre bianco. Il bicarbonato aiuta appunto a togliere tutte le macchioline, soprattutto se fumate o comunque magari quando si mangiano cibi che tendono a macchiare molto, come il cioccolato, mi viene in mente questo, ma mi dicevano anche le fragole, e il bicarbonato aiuta. Attenzione a non esagerare, io lo utilizzo una volta al mese, anche due volte al mese, non di più, non c'è assolutamente nessun problema. Andiamo avanti. Allora, poi ho scritto togliere l'acidità dal sugo. Questa è una cosa che fa molto Federica. Quando si fanno i sughetti con la salsa al pomodoro, si consigliava una volta di mettere un pochino di zucchero. Ogni volta che vado da casa di mia suocera, lei fa spessissimo la pasta al sugo, gli dico: che buona questa salsa, anche perché la lusingo sempre, che lei è contentissima quando gli faccio i complimenti, e lei mi dice subito: sì, c'è il segreto, devi mettere un pizzichino di zucchero, e me lo dice sottovoce così gli altri non lo sentono. Lo stesso effetto lo potete ottenere, ce la posso fare, con il bicarbonato. Anche qui attenzione, ne dovete mettere davvero poco poco, perché il bicarbonato, essendo basico, giusto? Federica fa così dietro con la testa, appunto toglie l'acidità che ci potrebbe essere nella salsa. Pulire i divani e i tappeti, questa è una cosa che ho scoperto da quando appunto sono venuta a vivere da sola con Billy, e cercavo dato che Billy sta sul divano, cercavo un metodo, qualcosa per pulire il divano senza doverlo ogni volta sfoderare, pulire, insomma, che è comunque un lavoro lungo e laborioso. Vedevo che si utilizzava il bicarbonato, io mi ci sono trovata benissimo e ve lo straconsiglio, soprattutto appunto se avete gli animali. Dovete fare in questo modo: prendete una ciotolina, ci mettete dentro un pochino di bicarbonato, poi dipende quanto è grande il vostro divano o tappeto. Comunque ci mettete dentro il bicarbonato e ci mettete dentro un pochino di gocce di olio essenziale. Io utilizzo l'olio al limone di solito, il tea tree oil, che disinfetta anche, dà poi un ottimo profumo proprio di pulito. Utilizzo molto l'eucalipto, utilizzo molto la menta, quindi tutti oli molto freschi che vanno a deodorare molto bene. Questi sono i miei preferiti. E ne metto dentro qualche goccina, senza esagerare, perché dopo potrebbe essere un po' troppo unto. Adesso come quantità non ve lo riesco a dire, però ne metto davvero poche. L'olio essenziale mi aiuta soltanto a profumare. E poi vado a sparniciare su tutto quanto il tessile il bicarbonato, lo spalmo bene e deve diventare un polverone bianco. Il vostro divano deve essere tutto bianco, pieno di bicarbonato. Poi lo lascio lì anche un paio d'ore proprio a impregnarsi bene, quindi qua è importante che nel bicarbonato non ci sia troppo olio essenziale, altrimenti poi il divano si potrebbe ungere. E una volta passato un'oretta e mezzo, un'oretta, insomma il tempo che avete a disposizione, lo vado ad aspirare con l'aspirapolvere, lo pulisco, aspiro bene tutto quanto il bicarbonato, il divano è pulitissimo. Aiuta anche a togliere un pochino i peli, soprattutto se lo andate un po' a sfregare.
È pulito, è brillante, io ho un divano nero e ve lo posso garantire, il nero poi diventa super brillante come se l'avessi lavato in lavatrice, soprattutto è profumatissimo, mi strapiace questo metodo, quindi provateci. Deodorare il frigo e non solo, quindi utilizzare il bicarbonato sempre per deodorare, e non ci credevo ma effettivamente funziona. Mettere una ciotolina di bicarbonato all'interno del frigo, nel ripostiglio, ad esempio qua a fianco ho un ripostiglio che chiudendo spesso ed essendo molto piccolo, poi dentro ci metto anche l'indifferenziata, quindi un pochino di puzze ci potrebbero essere, mettendo appunto un po' di bicarbonato, anche in questo caso vi straconsiglio dentro di mettere un pochino di oli essenziali, qua potete abbondare, ma anche un po' di profumo. Aiuta davvero davvero tanto, io lo metto anche nella scarpiera e poi quando aprite o non sentite nessun odore, che forse è la cosa migliore perché vuol dire che davvero l'ha assorbiti, oppure sentite appunto il profumo dell'olio essenziale che si è sprigionato. Lo dovete sostituire abbastanza spesso, non ha la durata lunga di un deodorante chimico, quelli che si comprano al supermercato. Io lo cambio ogni settimana più o meno, soprattutto nella scarpiera, però appunto funziona. Poi il bicarbonato costa talmente poco, quindi non è un problema. Poi un altro utilizzo è quello di utilizzare il bicarbonato come lievito, come un po' fanno nei paesi anglosassoni. Infatti quando vi andate a scaricare, a leggere le ricette in inglese o americane, trovate spessissimo il baking soda, che sarebbe il bicarbonato, e lo potete utilizzare appunto per far lievitare i vostri dolci cose salate. Mi raccomando, utilizzatene poco, non deve essere utilizzato come proporzione come la bustina, perché se ne mettete troppo poi prende davvero un cattivissimo sapore, e comunque ne serve poco anche per farlo lievitare. Quindi se volete togliere il lievito in bustina, potete utilizzare il bicarbonato mettendone però di meno. Poi un altro utilizzo che faccio spessissimo è quello di utilizzarlo come scrub per il corpo e per il viso. Io ho una pelle delicatissima e in realtà non avrei neanche bisogno di troppi scrub, perché la mia pelle non è grassa, anzi è molto secca e per fortuna non è impura. Però mi piace ogni tanto fare gli scrub, soprattutto sul corpo, magari quando prima dell'estate, ma io ne faccio davvero tantissimi. E il bicarbonato, che è molto molto fino, però è comunque granuloso, è perfetto, meglio dello zucchero, del sale, il sale poi mi irrita tantissimo, di tutte le cose naturali che si utilizzano di solito per gli scrub. Io con il bicarbonato mi trovo benissimo, perché avendo questi microgranuli non mi ferisce troppo la pelle, non la irrita troppo. E per fare lo scrub vado a mettere un pochino di bicarbonato, ne basta poco, vado a mettere poi una base di olio, può essere l'olio di cocco, oli vegetali come l'avocado, che mi piace molto, mandorle, insomma jojoba, l'olio che utilizzate di solito per il vostro viso, per il vostro corpo. E poi posso rinforzare un pochino anche qua con gli oli essenziali, sì, ne utilizzo tantissime però mi piacciono. E poi appunto mi vado a fare lo scrub. Una volta mi è capitato che avevo finito l'ammorbidente. Siccome quando si lavano certi tipi di tessuti in lavatrice, poi quando si tirano via dalla lavatrice e si asciugano, diventano durissimi, e quindi c'è bisogno dell'ammorbidente per questo. Nostra madre non l'ha mai utilizzato, quindi io facevo, non mi ci stava in testa che dovevo sempre aggiungere l'ammorbidente, e tante volte mi sono ritrovata sti teli, soprattutto della cucina, dritti così che non riuscivo neanche a piegarli. Ho provato a mettere il bicarbonato ed effettivamente ammorbidisce tantissimo, non credevo, ma funziona. 8. Pulizia del pelo del cane. Io sono diventata un'esperta in materia. Quando porto fuori Billy voglio che sia ogni volta la passeggiata più bella della sua vita, quindi cerco di lasciarlo proprio andare dove vuole. Lui adora il fango, adora le pipì delle femmine, appena ne trova una ci si spalma sopra come tutti i cani felici.
non si possono vedere i cani tutti belli imbalsamati e profumati che poverini fanno la loro passeggiata sul marciapiede e poi subito a casa. No, io voglio che Billy sia felicissimo e quindi lo lascio proprio correre nella sporcizia più totale, però poi puzza e sul divano non è la cosa più bella da avere, anche se lui è felice io un po' di meno. Quindi che cosa faccio? Ho trovato la cosa imbattibile: prendo un bel panno, lo imbombisco bene di acqua, ci spalmo sopra un pochino di bicarbonato e poco e anche qua un pochino di goccine di olio essenziale che gli danno un po' di profumo. Di solito metto quello al limone, che è quello che a lui dà meno fastidio di tutti, e qualche goccina di aceto. Poi lo passo bene su tutto quanto il pelo, gli do un'ultima sciacquata con il panno bagnato in modo da togliere anche i granulini di bicarbonato che sono rimasti, gli pulisco bene le zampe e Billy è profumato, pulitissimo, e ci possiamo abbracciare sul divano felici insieme. Idem quando gli voglio fare il bagno, quando lo lavo proprio tutto quanto, ho visto che quando utilizzavo degli shampoo proprio per i cani, che più che per i cani erano fatti per le persone perché avevano delle profumazioni fortissime, lui si leccava per ore. Non so i vostri cani se lo fanno, ma proprio per mandare via questo odore si leccava. Allora faccio la stessa cosa, però diluendo di più il bicarbonato, lo metto in un contenitore, insomma bicarbonato, acqua, e lo spalmo bene su tutto quanto il corpo. All'inizio avrete un pochino di difficoltà, soprattutto se siete abituati con gli shampoo, perché non fa schiuma, però ragazzi io vi garantisco che è la cosa che meglio pulisce, non lascia assolutamente odori, il pelo è super lucido, è morbido, è fantastico, è come se fosse appena uscito dalla toletta. Lavare frutta e verdura, anche qui lo scrivono anche sulla confezione del bicarbonato, metodo famosissimo, noi l'abbiamo sempre fatto. Il bicarbonato aiuta a pulire meglio la frutta e la verdura senza dover mettere la mucchina o prodotti chimici che assolutamente non servono. Il bicarbonato aiuta a togliere anche un pochino di pesticidi che si potrebbero essere depositati sulla buccia, e sì, mi piace molto. E infine il bicarbonato aggiunto ai legumi durante la cottura aiuta a ridurre i tempi di cottura dei legumi, quindi ci mettete di meno a cuocerli, e secondo me rende, non so se sono sempre state coincidenze, ma se si cuociono i legumi con il bicarbonato anche la buccia è meno corposa, è un po' più morbida, quindi anche in questo caso mi piace aggiungerne un pochino nella pentola durante la cottura. Qua sopra nelle schede, se le aprite, abbiamo fatto un sondaggio con varie opzioni su altri video di questo tipo, quindi potete votarli, mettere ovviamente il mi piace, e in questo modo potremo fare altri video un po' più mirati su quello che vi piacerebbe vedere. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato di spunto. Per me il bicarbonato è stata un'illuminazione, quindi spero che sia così anche per voi, anzi fatemi sapere se lo utilizzate in altri modi, lasciatemi un commento che appunto proverò i vostri metodi. Io vi mando un grossissimo bacio, come sempre mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!